Quanto è importante, oggi si è detto durante questo convegno, per i ragazzi lo sport? L'iniziativa odierna si colloca bene nella settimana europea dello sport, che va appunto dal 23 di settembre al 30 di settembre di ogni anno. Dal 2015 c'è questa settimana in cui vi è la promozione dello sport. Bene ha fatto la preside Vairo a poter fare questa iniziativa, anche per toccare non solo il tema della competizione sportiva, ma essenzialmente dell'educazione allo sport. In questa settimana trascorsa la nostra Costituzione è stata modificata, integrata nell'articolo 33 da un passaggio molto significativo. Erano 75 anni che non c'era l'attività sportiva all'interno della nostra Costituzione. Ebbene, il Parlamento ha approvato in via definitiva appunto questa riforma che riguarda appunto l'attività sportiva come intesa come primario interesse dello Stato all'educazione e alla storia dello sport. Cosa è importante invece per i ragazzi? Perché oggi si parla di disagio giovanile. E ovviamente di famiglia, sport e scuola. La scuola ha un ruolo primario, ovviamente, ma ancora di più la famiglia. E combinato famiglia-sport aiuta moltissimo a far crescere quella fiducia nei ragazzi, a dare loro, a sostenere l'autostima che è fondamentale, ma ancora di più attraverso l'attività sportiva si crea quella rete di sicurezza e di protezione sociale nella quale un ragazzo si sente più libero di esprimere le proprie potenzialità e le proprie emozioni. All'interno di questa rete poi il ragazzo perde quella paura, la supera, l'ansietà, quelle difficoltà che ha di relazionarsi, mentre accresce sicuramente la sua voglia di relazionarsi e di competere, quindi alcuni aspetti legati al coaching, alla competizione e anche alla capacità di essere un vincente, quindi esprimere le proprie potenzialità. Ma come ho detto anche nella mia relazione, il combinato famiglia e sport porta a un'altra cosa, cioè a far crescere quella connessione affettiva che si è da molto tempo rotta fra genitori e figli, e questo attraverso lo sport può far crescere appunto l'interesse affinché la connessione affettiva possa dare un risultato maggiore di benessere e quindi una maggiore relazione. In questo senso lo sport e la famiglia e la scuola diventano fondamenta importanti per il benessere dei bambini e per il contrasto al disagio giovanile.